il ciclo denaro, potere denaro, tende assurdamente a diventare autoreferenziale. Significa che trova solo in se stesso la ragione del suo essere in azione, è mezzo e fine al tempo stesso. È un nichilismo. Perché è come il nichilismo che non è semplicemente mancanza di scopi, perché questo può essere anche insensatezza, irrazionalità, cinismo, esibizionismo, ma è un nichilismo dove coincidono i mezzi e lo scopo. C'è un'illimitata dilatazione di sé nell'ignoranza e nell'indifferenza rispetto a ciò che sta attorno. O meglio, indifferenza e ignoranza fino al momento in cui ciò che sta attorno comincia a ribollire e rappresentare un pericolo per la autoriproduzione. Nichilismo e autoreferenzialità è il cerchio chiuso del potere e del denaro. Non c'è posto per la politica, c'è posto solo per il cieco dominio, sottolineo cieco, che rifiuta di interrogarsi sul senso del suo esistere. È puro non senso. Nichilismo, autoreferenzialità, finzione di immagini, finzione di immagini, solo al fine di riprodurre il potere, merce, disinformazione. Ma queste opere, sai che io ho una lettera che mi ha mandato Jaco de Pinto da Lisbona, l'ultima lettera che ho avuto, e c'è scritto una cosa strana. Vorrei leggerla.